Noi abbiamo deciso questa mattina, domani e dopodomani di essere qui per segnare il disagio di una parte della cittadinanza, che tra l'altro è una parte importante, quella più anziana, rispetto alla sanità e a quella che viene chiamato l'assistenza, il socio-assistenziale. Cioè questa regione non fa altro che tagliare, scaricare più costi sugli utenti e soprattutto non aumentare i posti a disposizione delle persone. Quindi, al di là delle notizie che ogni tanto vediamo sui giornali, la gente sta sempre peggio. Noi vogliamo ricordarlo alla regione che bisogna investire per avere una sanità migliore e un'assistenza migliore. Ci vuole una capacità politica. I soldi sono importantissimi, ma l'impressione è che questa regione, al di là delle parole, mantenga la sanità tra l'ospedale e i medici di famiglia. Bisogna cambiare, bisogna essere più moderni, bisogna avere una sanità capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Cota non l'ha saputo fare in questi anni. Prima di tutto noi siamo preoccupati di questo andamento ondivago della finanziaria, chiamiamola così, perché la vogliono chiamare legge di stabilità, e noi abbiamo, non so, una sindrome da cubo di Rubik. Si ricorda quel cubo dove si gira ogni giorno, viene girata una faccia, i contenuti sono gli stessi perché bisogna, i saldi devono essere invariati, e rispetto alle pensioni siamo preoccupati. Perché mentre da un lato c'era stato riaperto un discorso di perequazione quantunque non confacente con gli accordi precedenti del 2007, per cui c'era stato il blocco, ma almeno fino a 3 volte il minimo, poi 4-5 in una scansione, le notizie recenti ci mettono in dubbio che questo possa avvenire realmente. Su questo problema quindi siamo preoccupati. Quando si comincia a dire, ad esempio, che la no tax area deve essere portata a 12.000 euro, a noi, per carità, sarebbe bellissimo, sarebbe un piacere, ma noi ricordiamo che i pensionati oggi hanno una no tax area di 7.500 euro rispetto ai lavoratori a 8.000 euro. Almeno ci facessero la perequazione della no tax area con i lavoratori, e questo sarebbe un risultato. Ci sono questioni aperte nella finanziaria che non ci soddisfano, perché 250 milioni di euro per la non autosufficienza non sono nemmeno quelli destinati, cioè al MOSE vengono destinati 200 milioni, all'ennesimo completamento della Salerno-Reggio Calabria altrettanto. Mi pare che il problema della non autosufficienza meriti un'attenzione maggiore. Quindi lotta sul fisco, sulla perequazione delle pensioni e sull'autosufficienza sono le nostre battaglie. Noi vogliamo con questa manifestazione mettere in evidenza questo. Sul versante regione, evidentemente abbiamo problemi sul futuro della sanità. Il nostro manifesto dice casa, trasporti, sanità, ma la giunta cosa fa? Sappiamo che la giunta, cioè che la regione Piemonte è sull'orlo del default, no? Del crollo, e noi che veniamo da Alessandria sappiamo bene che cosa significa. Significa il dissesto, significa portare tutte le tassazioni al massimo. E quindi, poiché una parte, diciamo, di risorse può essere restituita ai cittadini attraverso anche una detassazione o perlomeno non aumenti delle addizionali varie regionali e comunali, siamo preoccupati per questo. Ci sono degli adempimenti della regione rispetto alle liste d'attesa, rispetto alla continuità assistenziale, rispetto all'allestimento di questi famosi CAP, che dovrebbero essere i centri di assistenza primaria, che dovrebbero funzionare 24 ore su 24, dove perlomeno, per usare un eufemismo, abbiamo dei ritardi. È per questo che siamo in piazza, è per questo che lottiamo oggi e continueremo a far sentire la nostra voce.